Com'è che ti chiami? Vivona Vito. Vivona Vito. Quindi tu hai deciso di piantare la tenda qua? Sì. E vivere qua? Sì, perché da parte dell'istituzione non ho avuto nessunissimo aiuto e nessunissima risposta. Dopo che il 9 agosto di quest'anno ho fatto un appello a Teleagras con una video intervista e in poche parole ho ricevuto soltanto promesse e ancora aspetto risposta da tante persone e nessunissima cosa concreta. Quindi da quello che ho capito tu sei disoccupato. Non hai fissa dimora, quindi non hai una casa. Esattamente. Hai una compagna. Ho una compagna che rischio di perdere anche la mia compagna perché in questa situazione in cui viviamo rischio anche di perdere quel poco di famiglia che sto cercando di rifare. Vogliamo vedere dove abiti attualmente tu? Sì. Ci possiamo andare di sì. Qua? Ti seguo, vai. Quindi la sera tu vieni qua sì. E ti vai a coricare sotto la tenda. Sì, perché giustamente non ho né un posto dove andare a vivere, né un lavoro per potermi permettere di affittarmi una casa, perché giustamente, come si sa, gli affitti oggi come oggi sono abbastanza... non so cosa dire più, perché ormai ho esaurito tutte le mie parole possibili da poter dire. Per mangiare dove mangi? Per mangiare la mattina vado lì alla mensa e poi... Quale mensa? Alla mensa della solidarietà. E mezzogiorno? Mezzogiorno vado a putare là. E la sera loro il giorno mi preparano qualcosa e me la porto via per diciamo... Che fai durante il giorno tu? Durante il giorno giro, chiedo in giro se c'è da lavorare, ma nessuno mi dà risposte concrete. Quanto tempo è che fai questa vita tu? Da più di 3 mesi. Da più di 3 mesi e in poche parole, come vedete qua questa tenda, l'unico gioiello di fortuna che ho è questo, perché se non avessi questo di qua, questa l'ho comprata per la seconda volta, perché la prima me l'hanno rubata, sempre da questo punto. E quindi l'ho dovuta ricomprare mettendo da parte quel poco che avevo. Pure quello? Sì. Ora dico io, non ho nulla in contrario con quei poveracci, giustamente perché... Pure loro hanno una dignità. Di chi stiamo parlando? Gli extracomunitari, quelli che arrivano da Lampedusa, perché non ho nulla in contrario per loro, perché siamo tutti carne e ossa. Perché loro devono avere la priorità assoluta prima di noi italiani? Cioè, siamo nel 2011, cioè, signori miei, vi rendete conto? Mi rivolgo al sindaco, che tolga quella maschera che ha, perché la sua non è la sua faccia, è una maschera che lui ha. Perché devono avere la priorità assoluta a loro, in primis, che noi italiani dovremmo venire sempre all'ultimo posto? Vero, è stato... ci sono conseguenze economiche in Italia enormi. Il debito italiano è stato declassato, quindi siamo gli ultimi degli ultimi. Vabbè, comunque parliamo di Agrigento, no? Sì. Che è meglio. Quello che posso dire è che Agrigento non offre nulla alle persone che vi ci abitano. Conosco persone che sono peggio di me in queste condizioni, però hanno un aiuto, lo hanno, perché hanno l'aiuto da parenti e da chiunque. Io da più di 3 mesi che faccio questa vita. Mi ha detto che un po' di tempo fa tu sei andato a Teleagras a fare un appello, sì, quindi un appello. Ti hanno intervistato. Sì. Quindi questa intervista l'avranno vista tutti, no? Alcune persone l'avranno vista e soltanto una persona si è fatta avanti e tuttora sono in fase di selezionamento per un appartamentino, per farmi trovare un appartamentino e pagarmelo loro inizialmente, perché come si sa per me affitto l'appartamento è l'inizio e poi mese per mese mi so arrangiare io stesso. Tu hai una compagna, mi hai detto? Sì, esattamente. E dove vive in questo momento? La mia compagna per tuttora è ospite da sua sorella lì in provincia di Palermo, con l'esattezza a Sciara, vicino Termini Imerese.
Avete avuto qualche figlio? Sì, abbiamo avuto una bambina e purtroppo ci hanno tolto la patria potestà, perché giustamente in questa situazione in cui viviamo, poi la gente si sa, è abbastanza cattiva oggigiorno, raccontando fesserie di vario genere nei nostri confronti ci hanno tolto. Questa bambina che età c'ha? Dovrebbe compiere un anno ora, il 29 ottobre. Quindi ci hanno tolto l'unica ragione di vita che abbiamo. E dove vive questa bambina ora? È presso una struttura per minore, in provincia di Agrigento. Quindi esattamente ad Aragona. Non mi va di dire la comunità qual è, perché non mi sembra neanche corretto. Però quello che dico è, già ci hanno tolto la bambina. Che ti è successo ultimamente? Dimmi. Sera fa mi è arrivato un oggetto da lì sopra. Non so che sia stato. E questa qua, come vedete, è ancora messa qua. Quindi ti è arrivato questa chiave da tubi? Sì, sulla spalla. Non so che sia stato. Cioè, in che condizioni dovrei vivere ancora io? Rischiando di farmi ammazzare da qualcuno. Quindi ti hanno fatto pure un attentato? No, un attentato per il tubo no. Ma però credo che lo sapevano che c'eri tu qua sotto, no? Qualcuno che sa che io sono qua. E quindi devi subire anche di queste cose. Devo dormire con gli occhi aperti. Certo, non è un posto felice questo, eh? No, purtroppo no, perché si sa. Ora quello che chiedo io è, perché non devo essere aiutato? Perché devo essere maltrattato dalle persone e malvoluto? Perché il desiderio tuo, in pratica, quale sarebbe il desiderio tuo? Allora, il desiderio mio è che il sindaco mi dia per una volta e per sempre ragione e ascolto. Ma non soltanto il sindaco, chi se ne occupa di questa situazione degli agrigentini? Ora, quello che chiedo io, qual è? Che cos'è? Quello che chiedo io è che mi sia dato un aiuto serio e concreto. Io non voglio soldi, non voglio niente, voglio che mi sia dato un lavoro e un piccolo alloggio, anche piccolissimo, per poter stare io e la mia compagna e ricrearci una nuova famiglia, perché io altrimenti, Dio me ne è testimone, non vedrò mai la luce del paradiso, ma io la farò completamente finita, perché già sono agli estremi delle forze, perché una persona come me a 39 anni non può più vivere in queste condizioni. È vero, il lavoro è difficile, trovare lavoro, perché gli ex comunitari devono avere tutto l'aiuto possibile e inimmaginabile, invece io devo ancora vivere in queste condizioni nella nostra era. Ditemi voi a chi mi dovrei rivolgere più. Io sarei capace, perché io la forza nelle gambe ce l'ho, ringraziando Dio me la dà la forza. Sarei capace di andare da qui fino a Piazza San Pietro a Roma e chiedere udienza al Santo Padre e espletare la mia condizione di vita qua da Agrigento. Questo solo posso dire. Come si chiama la bambina? La bambina si chiama Aurora. Quindi tu quello che vorresti, una vita tranquilla con la tua famiglia, con la bambina, sì. Goderti la bambina, questo vorresti tu? Quindi sì, esatto. Una stanza, un cucinino, un qualcosa per poter vivere con la tua, sì, famiglia. Esattamente, perché se lì dove c'è la mia compagna ci fosse stato lavoro, io mi sarei piantato là e non sarei più sceso a fare l'agrigento. Beh, certo. Ma tu alla sorella gliel'hai chiesto, gliel'hai fatto presente la tua situazione o no? La sorella della mensa della solidarietà? Sì, no, gliel'ho detto. Mi ha detto che non sanno il posto dove potermi far alloggiare la mia compagna. Anche che momentaneamente io sarei ben felice averla qua nelle vicinanze della mia compagna, così potrei avere meno preoccupazione, più volontà e voglia di vivere, perché io già abbiamo perso la nostra bambina, perdendo la mia compagna io già ho perso tutto, perché io ho intenzione di ricrearmi una famiglia, ho avuto vero un matrimonio precedente, ho avuto un matrimonio disastrato,
non me ne vergogno a dirlo. Che lavoro facevi, qualche lavoro prima? Sì, prima lavoravo presso una pizzeria d'asporto, poi per varie incomprensioni con il lavoro, eppure delle cose che non mi andavano più giù, sono dovuto andare via. Ho tentato la carta per andare su in Germania, sono salito su in Germania e non è successo nulla di che. Dopodiché poi quando sono rientrato ho fatto vari lavoretti, un po' qua, un po' là, raccimolando qualcosa e poter tirare avanti. A me non mi va più di fare questa vita da mendicante, perché questa è una vita che non posso più fare, perché io ci spero, sì, io sarei anche disposto a trasferirmi su al nord Italia, ovunque esso sia, ma purché io possa vivere insieme con la mia compagna e avere una vita tranquilla e felice come prima. Questo solo chiedo. E io dico un'ultima cosa, chiedo al sindaco, al presidente Dorsi, a sua eccellenza il vescovo Monsignor Francesco Montenegro, che è una persona squisitissima come vescovo, chiedo soltanto che mi sia dato un aiuto, che mi si ascolti e se vogliono sentire la mia situazione, sono ben felice ad andare a parlare con chiunque, perché mi si è dato un aiuto serio e concreto, non soltanto chiacchiere, perché qui ad Agrigento, come dice un amico mio, Agrigento è soltanto chiacchiere, solo chiacchiere ad Agrigento. Questa è la città di Pirandello, non ho più niente da dire. Speriamo che qualcuno ti senta. Io ci spero, sì, ma non do tanto, non sono, sono tanto, come si dice, sono un po'... Ti vedo scoraggiato, sì, completamente, sì, è arrivato. Se ormai la mia vita sta giungendo al termine, nel senso di che mentalmente non ce la faccio più a vivere in questa tenda, perché sì, è vero, è dove posti, ma è un po' strettina. Cioè, per lavarmi come faccio? Per lavarti... Due volte alla settimana lei dalle sore e poi il resto degli altri giorni devo stare così, sudato, senza potermi cambiare, senza niente. Ma non gliel'hai chiesto un cambio, sì, di vestiario? Qualcosa, sì, qualcosa me l'hanno dato, ma se no uno si può vestire pulito non potendosi lavare, non ha senso. Non ha senso, però io non ne parlo, lo dico ben chiaro, io... In questa sera voglio vedere che reazione avranno i signori del comune, e io ho intenzione di fare una plateale protesta, farla giungere agli occhi e alle orecchie di chiunque la mia situazione, perché io non posso più vivere in queste condizioni. Basta questa presa in giro alle persone. Come qualcuno mi ha detto, ti facciamo fare una domanda per un contributo straordinario. Ma perché devono prendere in giro le persone? Quando che il bilancio comunale non è stato approvato ancora. Per sentito dire, il bilancio comunale non è stato approvato. E prendono in giro le persone, cioè godono sulle disgrazie altrove. Quindi. Quindi tu dormi qua. Sì. La notte comincia a fare freddo o no? Sì, ora comincia a fare un po' di freschetto. Il freschetto lo fa, sì, anche che c'è quell'umidità, però già nelle mattinate... Certo, appena comincia il maltempo non è che tu puoi stare qua, no? No, no, perché la tenda non è una di quelle... La tenda che ho comprato così, con pochi soldi, no? Ma prima che vengano fuori i temporali, insomma, tu di qua dovresti... No, devo andare via di qua, perché altrimenti con questa tenda io mi vado a piazzare direttamente davanti al palazzo della prefettura. Mi possono pure denunciare, mi becco... Non me ne può fregare da meno, non me ne frega proprio un cavolo, perché io sono stufo di essere stato preso in giro da quando è che la mia unica colpa è essere nato. Se non fossi nato sarei stato... No, tranquillo, perché... Non c'eri? Giustamente. Quindi come fai? La mia unica colpa è essere nato. Perché qualcuno ha fatto come hanno fatto a Gesù Cristo. Gesù Cristo, quando è stato arrestato, è stato consegnato nelle mani dei pagani, lo hanno giudicato,
quando ho consegnato a Ponzio Pilato, e Ponzio Pilato se ne è lavato le mani, così qualcuno ha fatto con me. Cioè, a scarica barile. Quindi, a chi mi dovrei rivolgere? Qua l'unica cosa che mi tiene compagnia a me è questa. Ma la può pure riprendere, questa di qua. Con una piccola lampadina. Quindi questa ti fa compagnia a te. Questa di qua, l'unica che mi dà però mi dà un po' di forza è questa. Bravo. E questa di qua. Vabbè. E questa di qua è la mia compagna. La mia compagna, che è lì. Si trova nella riva del Garda. Si trovava con suo padre. Ora purtroppo suo padre è morto. Ah, prima lei abitava a Riva del Garda. No, era originaria del Piemonte, siccome per problemi di salute doveva andare in quelle zone, quindi. Niente di più. E come la leggi la Bibbia la sera? Ho una piccola lampadina, portatela. Quindi, torcia elettrica. Questa piccola è la col versetto della Bibbia prima di poter riprendere un po' di sonno. Cosa che mi viene difficile, perché devo stare con gli occhi aperti, perché sento un rumore ovunque, non so cosa ci possa essere. Lanciare il messaggio, ora vediamo quello che succede. Se qualcuno sarebbe disposto a fare un lavoro anche fuori Agrigento, io sarei disposto ad andarlo. Io da parte di un amico ho ricevuto soltanto pure chiacchiere. Quindi la compagna tua al momento dove si trova? Ripetelo. Si trova in provincia di Palermo, ospita la sua sorella. Ora, il guaio qual è? La sorella deve andare via da là, perché non risiede qua in Sicilia. E quindi anche lei si troverà in difficoltà? Si troverà in queste serie di difficoltà. E quindi saremo in due poi ad andare. Quindi possiamo fare un appello magari al posto dove abita la tua compagna, trovasse tu qualche posto là vicino. Abbiamo già chiesto, domandato, nessun aiuto. Anzi, ci hanno detto scendetene lì ad Agrigento, che è una città. E questo è. Lì è un paese, un paesino. Un paesino piccolissimo, quindi non offre nulla di che. E quindi non so cosa dire più. Non ho neanche addirittura una lacrima più da versare, perché, come vi ripeto, la mia situazione è diventata insostenibile. Non ho ricevuto, addirittura vedo spesso e volentieri così di passaggio il vice sindaco Massimo Muglia. Non credo che quelli del comune o chiunque esso sia non abbiano visto la mia intervista, e che fanno finta, fanno orecchie da mercante. Come diceva, come leggendo in queste sere un passo della Bibbia, chi ha orecchie per intenda. Signor sindaco, si metta la mano sul petto e faccia un esame di coscienza e veda come sono ridotto io. Non è possibile che anche l'istituto dell'istituto autonomo case popolari tiene persone alloggiate lì a Fontanelle nelle case popolari che non pagano casa, e io da più di 3 mesi quello che è, che faccio questa vita da inverno. Sono andato per 2 volte all'istituto case popolari e mi dicono non ce ne sono bandi di gara per una casa popolare. Però ai signori ex comunitari, senza nulla incontrare perché sono persone come me, come tanti altri, danno alloggio, danno tutto, e a me non danno niente. Io non voglio soldi, chiedo soltanto che mi sia dato un lavoro e anche due miserabili stanze, non me ne frega, purché io possa ritornare insieme con la mia compagna e formarci una famiglia e vivere assieme. Perché per lo più la cosa più grave qual è ora? Fra un paio di mesi si avvicina il Natale. Mi deve dire se poi qualcuno dice a Natale bisogna essere più buoni. Ma io mi dubbio che qualcuno sia buono. Non ho più nulla da dire. Il nome tuo vuoi ripeterlo? Allora, il mio nome è Bivona Vito. Vito Bivona? Sì. Ti auguro di risolvere questo problema il più presto possibile, veramente. Io spero che qualcuno sui giornali lo legga, quello che ho detto, per filo e per segno, e che mi sia dato ascolto per una volta e per sempre, perché io sono arrivato al limite della sopportazione. Perché io non sono un tipo che vado, come ho ricevuto consigli da persone, consigli non buoni, ma lasciamo stare, mi hanno detto di andare a sfondare una casa popolare. Non è carattere mio,
perché io fino a prova contraria sono stata una persona sempre educata con le persone. Semmai le persone che davanti agli occhi della gente si fanno belle di qua e di là, ma poi quando ti volci le spalle ti pugnalano. Basta.